Ciao a tutti, benvenuti all'angolo del focolare, buon primo giorno di Vlogmas! Grazie Sole. Ma dobbiamo prendere la macchina di papà. La macchina nera! Ah, vuoi prendere la macchina nera? Sì. E invece no. Nena. Stai attaccata bene alla valigia, sai? Perché? È perché adesso prendiamo la macchina di papà. Treno. Sì, mi accompagni in treno? Sì. Grazie. Sì. Buongiorno, sono arrivata a Milano, saranno tipo le 2, 2 e mezzo, stazione di Milano, biciclette, tipiche milanesi per andare a passeggio, e io adesso mi sto dirigendo all'albergo dove dormirò questa notte. Sono qui invitata da Maison du Monde per un evento, non so se riuscirò a farvi vedere qualcosa oggi, e sono emozionatissima perché ci saranno un sacco di altre ragazze che non vedevo l'ora di conoscere e oggi avrò l'occasione di farlo. Yeah! Mi sto dirigendo al mio albergo, l'idea è di sistemarmi un attimo, rendermi minimamente presentabile, respirare l'aria da città, sembra di avere proprio l'aria della mamma in fuga, che per quanto mi manchi la mia bimba, per quanto mi manchi la mia famiglia, avere un weekend tutto per me a Milano, che è la mia città. Io sono nata a Milano, ci sono rimasta solamente 6 mesi, per cui non ho niente in realtà di milanese, ma il poter avere un weekend di coccola come questo ad aspettarmi veramente è il primo regalo di Natale, veramente wow di questo vlogmas. Sono appena arrivata in stanza, sì, scusate l'outfit molto casual, no, per viaggiare in treno anche troppo, e questa è la stanza e tutta per me, yay! Ho già messo giù la valigia, la borsa, perché c'è il computer dentro. Lo porto via sempre perché non si sa mai in questi giorni. E la valigia, adesso apro l'abito però perché deve respirare un po', diciamo. Andiamo in bagno. Adesso potrei lanciarmi a fare una doccia. Ah, c'è anche lo scabello per il trucco. Wow, io dopo un trucco qua. Forte. Thank you.
passata la mezzanotte. No, da che parte devo guardare non lo so mai. Sono lessa, cotta. Stavo per andare a letto senza struccarmi. Ma non si fa, ragazze. Quindi mi strucco. E con l'occasione vi do la buonanotte. È stata una giornata magnifica, ma state vedendo magnifica, cioè ci siamo divertite come matte. E sono riuscita a conoscere delle ragazze che mai avrei pensato di riuscire a conoscere, di riuscire a trovare in un'occasione così semplice, così bella. Ci siamo trovate a cena per un tè, a chiacchierare. È stato proprio bello, è stata bellissima la sfida degli alberi di Natale. Qual era l'albero di Natale più bello? E è stato bello proprio anche conoscersi con delle ragazze che avessero le stesse passioni mie, nel senso, se ci metto mezz'ora prima di mangiare perché devo fare la foto al cibo. Loro lo sanno, sono fatte così anche loro. È stato bello trovarsi con delle persone simili a te, perché quando fai questo lavoro sei spesso a casa, che lavori da sola. Ed è stato bello conoscerle tutte. E quindi adesso mi strucco e poi crollo. Spero vi sia piaciuto questo primo giorno di Vlogmas, molto alternativo. E con lo sfondo del water direi che vi saluto. Buonanotte e a domani. Ciao! Buongiorno, oggi risveglio milanese. In realtà mi ha svegliato Francesco quando si sono svegliati loro. Amore, vero? Mi ha scritto un messaggio per scrivermi che si erano svegliati. Grazie per una volta che mamma poteva dormire fino a tardi, visto che ieri ha fatto tardi. Non mi hanno svegliato presto. Grazie, grazie Francesco per questa sveglia di mattina presto. In ogni caso ho pensato di cogliere l'occasione e comunque adesso è già passata un'ora dal risveglio, nel senso piano. E ho pensato di comunque tirare su le mie cose, perché ieri poi nel prepararmi ho fatto esplodere una bomba e sì, c'è di tutto. Ma a parte quello, ho pensato quindi di prepararmi e andare a fare un giro per Milano, visto che il mio treno è più tardi. Vediamo cosa riesco a fare, non ho idea, però mi piacerebbe fare un giretto. Ed eccomi pronta! Sì, ritornata nei panni di mamma, con il mio mega sacchettone, il mio Sondomond, che è più grande della valigia e non so dove mettere. E adesso cerco di farmi una passeggiata per Milano. Ciao stanza d'albergo, dove ho dormito così bene questa notte. E andiamo. E saliamo in metro. Ci voleva una passeggiata a Milano. E adesso che sono senza colazione, sono qui perché vorrei andare da Starbucks. Il primo Starbucks che hanno aperto in Italia. Io ancora non ci sono andata, malissimo. Ma adesso dobbiamo rimediare. Tra l'altro, ho messo una mano in tasca nel mio cappotto. Vediamo se riesco a mostrarvi che cosa mi ritrovo io in tasca. Mamma, un fiore per te!
Nel frattempo si è steccato. Però quanto è dolce. Duomo. Questa deve essere la via dove in fondo c'è. Dove in fondo c'è Starbucks. Che poi di nuovo voi non sapete probabilmente che sempre il Duomo è alle mie spalle. E io ho conosciuto Milano, uno perché appunto ci sono nata, vi ho raccontato questa cosa, e due appunto perché ci ha vissuto per tanti, ci vive da tantissimi anni la mia migliore amica, l'amica delle superiori, siamo cresciute insieme praticamente. Io ho l'affanno perché sto correndo, voglio fare colazione e voglio un caffè di Starbucks, sia chiaro. E mi sa che è qua tra l'altro. E quindi ho sempre conosciuto Milano non come la città caotica eccetera, che sicuramente è, ma l'ho sempre conosciuta tramite i suoi occhi di Milano magica, di Milano bella, con tutti gli angolini romantici che amiamo io e lei e che ha sempre tenuto a farmi conoscere. E nel frattempo siamo arrivati. Da Starbucks, una bella colazione e adesso mi devo trovare con la mia amica. Alle mie spalle c'è il Castello Sforzesco, però l'appuntamento è al Duomo, comunque dalle parti del Duomo. Adesso faccio due passi e potrei fare la via opposta, giusto per cambiare. La cosa bella è che da quando eravamo alle superiori, nel frattempo sia io che la mia amica ci siamo sposate e adesso siamo entrambe mamme, e una volta quando eravamo ragazze capitava spesso che ci trovavamo a Milano per un weekend insieme e per passare del tempo insieme. Adesso da quando ci siamo sposate, da quando siamo diventate mamme, beh, da quando ci siamo sposate in realtà capitava che magari riuscivamo a vederci con i mariti e così via, però sempre meno tempo a due, speciale insieme. Guardate anche qua che bello. E da quando siamo diventate mamme ancora di più non abbiamo più avuto occasione di vederci a due da sola. Oggi mi ha chiamato quasi commossa dicendomi è la prima volta in un anno e mezzo che mi vedo da sola con una mia amica. E io sono emozionatissima perché davvero uscire da sole io e lei è veramente una cosa speciale. Poi in questa città veramente che ci lega da sempre ormai. Bellissimo. Siamo venute qui tipo non so quanti anni fa ed è un posto che adoriamo sia io che la mia amica, e anche l'altra volta siamo venute che era decorato a Natale. È qui che tantissimi anni fa avevo preso la casetta così, questa, che è nel mio soggiorno e che decora quotidianamente la mia casa, ed allora questo è il nostro posto magico. Wow! Adesso pranzo con la mia amica in atmosfera super natalizia. Arrivata a casa.
Fammi vedere solo come si piega. No, no, riparti da zero. È fatto! Sì. Allora, si stende bene. Ecco. E poi? Sei stata bravissima! Lì, con Mari, scansate. Qua. Sì, amore.